Che bella giornata qua in Germania. Dai, oggi andiamo a trebbiare un po' i campi, visto che li abbiamo comprati e siamo qui da ieri. Voglio inaugurare la nuova stagione. Eccola qua la nostra trebbia. Non ha rovinato niente? No, no. Non è entrato nessuno. Tutto chiuso, ok. Apriamo il capanno e adesso saliamo sulla trebbia. Si è fatto proprio un ottimo lavoro al meccanico. La sistemazione. Il campo. Sì, è questo qua. Beh, oggi non chiamo nessuno, faccio tutto io perché intanto è domenica. La gente, gli operai non ci saranno. L'avevo detto ieri di aprire i cancelli. Vabbè, dai, apro io. Iniziamo. Che campo è? Apriamo un po' la mappa. Sì, è nostro, è il numero 41, ok. Bene ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della serie. Oggi iniziamo trebbiando. Trebbiando i campi. Adesso no, eccoci qua. No, stavo richiudendo la trebbia. Come vedete siamo a Nordicle Gegenden. Mi sono informato un po' io e Punni, e questo posto si trova in Germania, nel nord, nella parte nord. Non è un posto ben definito, ma in pratica si trova nel nord della Germania. Prossimo episodio dovrebbe esserci anche lui e vi diremo precisamente, perché io sono arrivato qua ieri sera, era tutto buio e mi sono ritrovato qui. Mi hanno detto di venire qua per la notte. E stamattina, no, prima, dirla tutta, ieri sera sono andato in garage a vedere cosa c'era. E mi sono trovato la mia trebbia, perché la riconosco, la mia. Gli altri mezzi ho provato a contattare il meccanico ma non rispondeva, però in teoria dovrebbe averli lui, perché sennò mi ha fregato. Si sono portati via 3 milioni di euro, no, anche di più. E ecco, visto che è domenica, ho detto dai, visto che è una bella giornata, vado a trebbiare il campo qua vicino alla mia nuova dimora. Come campi ho notato che sono molto ampi, veramente quasi immensi. Ad esempio questo qua, poi sulla cartina, ecco, quelli più a nord sono un po' più piccoli, nord, nord-ovest, però questi qua sono veramente grandi. Nella trebbia, ecco, vi chiederete come mai avevo ancora questa trebbia con la New Holland. La New Holland ho detto dai, lo utilizziamo poi, intanto ci farà sempre, sarà sempre utile avere una trebbia anche abbastanza potente. Poi col viaggio ho notato molte Lexion, infatti avevo già una mezza idea. Se vado in Germania ovviamente mi compro una Lexion. Le trebbie Fendt ne girano, ce ne sono alcune ma non sono molto grandi, invece le Lexion sono delle grandi belle bestie. E appunto quando avremo un po' di soldi ne compreremo sicuramente una, magari una anche la prossima più avanti tra qualche episodio, perché avere soltanto una trebbia è un po' un casino, ecco, almeno due qua ci vogliono. Non siamo più in Scandinavia dove è tutto montuoso, qua ampi territori pianeggianti, veramente un'ottima mappa, un'ottima località anche la Germania. Poi nella parte nord è tutto pianeggiante, anche la parte centrale. Ecco, come vedete, faccio vedere un po', vi localizzo i miei punti, i miei luoghi, come
Qui avete la farm principale dimoro io, dove abito. Mentre laggiù quel capanno, ecco, vedete dietro c'è il biogas, mentre nel capanno c'è il deposito prima un capanno per i mezzi molto ampio, poi ci sono due vasche, sì, vasche, sono due specie di deposito per il frumento e l'orzo che scaricheremo più avanti. Anzi, quando ho riempito il trattorino, lo scaricheremo lì dopo, la prossima volta. Come vedete, mangia molto. Sì, scusate il termine, ma sembra giusto. Già al 60%. Ecco la trebbia. Oltre a averla portata, sapete, vi sarete resi conto che me l'ha rotta l'operaio del meccanico. E quindi io gli ho poi dato la barra, perché quella era un po' rovinata, e lui me l'ha sistemata. La barra l'avrà venduta. Contento lui, contento io. Così ancora una trebbia. Poi dopo questa qua la venderemo perché è un po' più stile americano. Poi coi cingoli. Sì, anche le Lexion, ne ho viste alcune coi cingoli. Però vabbè. Invece gli altri mezzi, se lo trovo stasera, anzi magari oggi pomeriggio, però Mari sarà in giro con la famiglia, non vorrei disturbarlo, però provo a fargli una chiamata, perché altrimenti i mezzi non posso proprio utilizzarli. E con la trebbia dove scarico? Mi vengo con i secchielli e li porto a mano, no dai, non mi sembra molto conveniente. Tra l'altro, avrete visto il mio pick up, vero? Quello fuori di casa. Il quello arancione, non ce l'ho ancora. Ho trovato questo qua, è identico, e cambia soltanto il colore, marca è stessa. Devo dire che però grigio è molto meglio. Arancione si vedeva troppo in giro. Invece grigio, un colore normale. Quante macchine sono grigie? Quasi tutte. Grigie, nere o bianche. Qua nel campo adesso cos'è? C'è seminata anche la colza? Cos'è sta storia? Vabbè. Adesso noi andiamo avanti. Tanto apriamo il condotto. E ecco dai, io direi che posso andare a cercare un trattore perché, come avete visto, nel capanno iniziale dove era parcheggiata la New Holland, c'erano dei trattori. Se riesco a recuperare due rimorchi, perché qua ce ne vogliono due almeno, vado a prenderli e poi scarichiamo un po' sta trebbia. Qua non ho capito il senso perché ha messo anche colza nel stesso campo. Vabbè, prossima volta che seminerò divido, li distingo i campi. Adesso è quasi piena, eccola qua. Getti, scendere. Adesso lasciamola qua incustodita, aspettate che la chiudo a chiave perché non conosco ancora nessuno. Ecco, chiusa a chiave. Basta che non me la demoliscano. Adesso dovrò attraversare sto fosso. Dove è un punto un po' basso, eccolo qua. 1, 2, 3, eccoci qua. Bene, adesso io vado a prendermi il pick up. E poi cerchiamo qualche trattore. Tanto io inizio a correre. Ci vediamo al pick up. Bene ragazzi, sono arrivato finalmente al pick up. Eccolo, questo qua è un grigio scuro, sì. Potrei andare con questo, ma non mi sembra molto conveniente. Nel garage ci sono dei trattori, ma sono molto piccoli. Adesso volevo vedere un po' questa zona e vedere se c'è magari un altro trattore. Intanto qua è tutto mio. Ho comprato tutto io, i campi così, e come sapete ero su a quasi 7 milioni, ne ho spesi. Ora qua è qualche trattore. Ecco, mi prendo poi il case. Ero quasi a 7 milioni, 6 milioni 900 mila circa, e ho speso tutto per i campi, i territori e le abitazioni. Ecco qua anche i pesi. E adesso andiamo
scappare in un altro garage. Ok. Ho speso sui 6 milioni e mezzo. Sì. 6 milioni, 6 milioni e mezzo soltanto per i campi, mentre il resto tutto per il trasporto via nave, che però non so neanche se a vedere la trebbia credo sia stato effettuato il trasporto, però non trovo in giro nessun mezzo. Boh, bisognerà vedere se magari non ci hanno fregato, perché qua non è una cosa molto bella, magari hanno portato la trebbia per farci pensare che c'erano anche gli altri mezzi, ma non c'è nulla. Adesso qua giriamo a destra. Ci sono anche i marciapiedi per le strade. Strano, non ne ho mai visti a Bjornholm. Eccoli qua, gli altri due magazzini che ho comprato. In pratica è tutto nostra questa estensione di territorio. Sia il territorio. Territorio tutto, ecco. Adesso quando riesco a aprirlo col telecomando. Sì, esatto. Il territorio tutto, gli edifici la maggior parte sono nostri. Adesso arriviamo un po' qua se ci sono rimorchi. Telecomandino, eccolo, sempre alla mano. No, una rotoballa e il ranghinatore. Andiamo in retro. Qua c'è anche un aratro, due vomeri. Ma saranno quelli vecchi che non funzioneranno più. Qua un rimorchietto. Adesso scendiamo a vedere di là. Se ce ne sono due, sono contento. Esatto, sono molto contento. Dai, prendiamo. Ah, ok, si era chiuso. Ok, si è riaperta. Questi telecomandi, beh. Meglio fare le aperture manuali, che sono sempre migliori. Io direi, appunto, non ve l'ho detto, ma penso di collegarle, che velocizziamo anche i trasporti. Tanto sono fatti apposta. Qui intanto ci sono barba, no, sì, barbabietole sembrano. Andiamo con i nostri Fliegel. Li avevo anch'io, se vi ricordate. L'avevo fino alla fine il Fliegel, che poi l'ho poi venduto. Però ci vorrebbe un bel 3 assi, quello sì. Adesso qua la trebbia è lì, quindi direi girare a destra. Adesso qua con le manovre non arriva nessuno, per fortuna, perché va fino sul marciapiede. Telecamera in. No, lasciamo quella esterna. Adesso qua attraversare. Eccolo lì a sinistra. Tiene già la freccia. Tanto trattore penso che poi lo potrò vendere. Tanto io l'ho trovato nella mia proprietà. È come se è mio. Ok, stiamo qua un po' sulla corsa intanto, è poi nostro il campo. Il mezzo non so, però in teoria sarà nostro. Sarà di nostro zio, boh. Ecco, iniziamo a scaricare. No, saliamo sul case. Sto case qua è bello, ma è un po' piccolino, per i miei gusti su questa mappa. Ah, guardate, laggiù sembra che c'è un altro capanno. E poi boh, basta. Non si vede più niente all'orizzonte. Adesso scarica e io sposto il trattore fuori dalla corsa, ecco. Ok, a posto. Eccolo, no, non è ancora in mezzo. Ok, eccolo qua. Ora prendiamo la nostra trebbia, eccola qua. Ok,
No, questo fatto è partita senza il mio consenso. Non si fa questa cosa qua. Ok, andiamo. Spero che fa la paglia. No, ok, ora la fa. Un'altra cosa. Ah, se si va in retro non fa paglia. Boh, strana sta cosa. Meno. Ah, si è disattivata. Vabbè. Una cosa di cui volevo parlarvi, ecco, è appunto il fatto che sono già le 16. Dai, speriamo, facciamo il contorno del campo, che poi svuotiamo la trebbia e andiamo a far merenda perché è dalle 9 che siamo qua. Comunque, volevo dirvi che, ecco, questa mappa è quella che è uscita col contest, che pesa sui 220, sì, 220 megabyte. Mentre una settimana fa, una settimana e mezza, ecco, è uscita una nuova versione. Per me sarebbe 2 giorni fa. Sarebbe aggiornata, versione finale, ecco, della. Ecco, se non sapete, questa si chiama Noerdikle Gegenden V2. Uscita appunto per il contest, ma la V1 non l'avevo mai vista, almeno io non ne ho mai sentito parlare. Comunque, uscita una nuova versione, aveva a disposizione anche delle papere, sì, possiamo chiamarle papere, degli animali, dei volatili, sì. Ecco, avete capito? E galline, polli, beef e pig, che qua ci sono soltanto beef e pig, lì c'erano anche quelli lì dei volatili, ecco. E non era affatto male, soltanto che non funzionava con le altre mod. Dovevo lasciarla da sola. Se aggiungevo altre mod non funzionavano questi animali. Non potevate proprio comprarli e non li vedevate nello shop. Allora ho detto, ma sì, dai, lasciamo questa. Intanto mi è piaciuta molto, vi avevo già detto che vi portavo questa serie su questa mappa. E quindi spero che vi piaccia. Faremo cose molto all'ingrosso. E peccato che il settore forestale non penso di farlo. Devo vedere un po' come gestirla. Se partiamo facendo tante cose, magari ci posso pensare, anche se c'è poche zone ci sono. Forse una o due. Una sì, due non saprei. Ma avrei intenzione di fare una cosa un po' strana. Tanto ci sono tanti campi, poi magari vedrete. Se non lo faccio vi svelerò più avanti. E quella mappa, ecco, mi aveva colpito soprattutto perché, oltre agli animali, c'era anche la mix station, ovvero la razione mista automatizzata, l'impianto, ecco, ed è una cosa veramente stupenda. L'avevo già presentato, sì. Adesso vedrete in alto la scheda con la mix station sulla mappa originale, ecco, in alto a destra dove c'è la I, ovvero sulle schede. Adesso noi abbiamo quasi finito di fare il giro al campo. La paglia ho intenzione sì, di imballarla, però devo vedere se che mezzi mi arrivano, altrimenti devo ordinarli oppure vedere se riesco a comprarli direttamente. Poi la prossima volta, perché oggi non riusciamo più, poi è domenica, andiamo a fare un giretto dal concessionario barra meccanico, che magari o ci dà la notizia dei mezzi oppure ci compriamo già qualcosa, almeno un'imballatrice. No, a sto punto se dobbiamo comprarlo, è meglio un caricante. Adesso qua si è bloccato. No, ok. Meglio un caricante perché poi vendiamo. Però non trovo. Mi sa che non c'è il punto vendita di paglia. Basta che con i nastri vendiamo il biogas. Cosa ho fatto? Ok. Adesso apriamo. Io adesso la posiziono qua. Vado a prendermi il case. E poi chiudiamo l'episodio, il primo episodio in questa nuova serie. Come vedete abbiamo già fatto 22%,
di tutti i tuoi carri, quindi un buon metà carro l'abbiamo fatto. Guardateli qua, nostro case, nostro, si fa per dire, questa parte qua non è affatto nostra, dobbiamo informarci un po' perché altrimenti non potremmo proprio usarli, mentre la nostra bella CR1090. Adesso è il pranzo è saltato ormai. Adesso io vado a casa. Tra l'altro lasciamolo lì per domani. Semmai passo stasera a metterli su un telo. Adesso vi vado a casa e spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel like per supportare la serie. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e commentate per magari delle richieste che vorreste vedere. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video. Ah, mi scordavo, buon appetito!